Diciamo, la prima la formazione con tanti giovani che abbiamo visto nei primi 45 minuti è un po' cambiata nella ripresa con l'entrata di Close. Ritiene ecco che un elemento come Close abbia cambiato un po' quello che sono state, insomma, quello che è stato oggi la realtà del Lazio. Anche lo dico, il presidente ha detto un giocatore come Close è fondamentale per questa squadra. Petto ci ha scelto così proprio perché non era al massimo il giocatore tedesco. Lei è d'accordo su questa versione? La domanda appunto se questa entrata di Close ha cambiato un po', perché nel primo tempo abbiamo visto una Lazio non al meglio, nel secondo tempo molto più viva e poi Close sicuramente ha deciso la partita. Grandi giocatori, grandi uomini come Close sono questi leader che ogni squadra ha bisogno per dare la comunità ambiente, cioè a questi ragazzi di serenità, e dopo segnando il primo gol abbiamo visto che tutta la squadra si è liberata mentalmente. Primo tempo siamo anche entrati abbastanza bene, dopo qualche sbaglio di più abbiamo avuto abbastanza difficoltà, soprattutto gli ultimi 10 minuti di primo tempo, ma dopo secondo tempo penso che non si può dire niente, complimenti alla squadra, soprattutto per questo comportamento mentale. Prego. Mi riallaccio alla domanda del collega. Nel primo tempo lei ha messo praticamente tutti i nuovi, tutti i giovani, però insomma la squadra non ha fatto benissimo. Ecco, cosa significa questo? Che magari i giovani non sono ancora prontissimi, e poi cosa manca alla Lazio rispetto all'anno passato? Significa che penso che è la prima volta che dopo una trasferta in Euroleague vinciamo una partita, allora penso che abbiamo fatto abbastanza giusto. Non si può pretendere anche in momenti come gli ultimi 15-20 minuti primo tempo che questi ragazzi riescono a sopportare tutto quanto, soprattutto quando non si sentono anche supportati. Sicuramente manca più tranquillità, forse adesso siamo sulla posizione che è anche troppo alta con previsioni prima del campionato anche da parte di tutti. Noi dobbiamo continuare a lavorare, sicuramente ci mancano qualche punto e cerchiamo adesso anche tirarci insieme e dimostrare proprio carattere anche fuori casa, cosa sarà fondamentale anche per mercoledì, cominciare e fare anche giocare bene e ottenere punti fuori casa per avere una continuità, una progressione costante. Poi torniamo di qua, prego. Buonasera. Complimenti per questa vittoria. Due considerazioni. È un brodino questa vittoria? No, questa vittoria significa che abbiamo 3 punti in più e che abbiamo fatto un piccolo salto anche sulla tabella, ma sicuramente vedendo tutto quanto noi abbiamo perso una partita in ultimo periodo. Non abbiamo vinto tanto, ma neanche perso, per questo la squadra deve rimanere tranquilla e deve credere e credersi, ha visto anche stasera, soprattutto nel secondo tempo, crede in questo che stiamo facendo, si deve e si può giocare ancora meglio, ma ci vuole ancora più testa più libera, ancora più serenità da tutti quanti e soprattutto finalmente trovare l'organico a completo che in questi 2 mesi e mezzo non abbiamo mai avuto. Questo fatto degli informati chiaramente è fondamentale perché manca da pensarlo molti buoni, però da un po' di tempo volevo dire questo, sento dire da lei che c'è questa poca serenità, ma anche molta pressione ambientale, che la squadra appunto tutto sommato ha i punti che non si pensava dovesse avere, no? Io mi ricordo male che la Lazio ha ambizione di arrivare entro le prime 3, o mi ricordo io male, forse ricordo bene. Ricordo anche un po' le vostre opinioni, allora ci neutraliamo un po' da vicenda. No, perché nel senso l'Inter che la pressione deriva dal fatto che non ho parlato. Risultati in linea con quello che voi avete detto. Sì, sì, ma non ho parlato di pressione, non è che noi subiamo la pressione, no, ma che si porta a una pressione che non c'entra con situazione momentanea. Non c'entra con questi punti che abbiamo
adesso ho tenuto, non c'entra con questo, c'entra anche forse con questo, cosa si sta facendo da altra parte, e da esterno aumenta la pressione perché volevamo essere sempre più vicini o più bravi che i rivali della città. Mister, mi sembra che lei giustamente voglia costruire questa squadra intorno a Viglia, che è sicuramente un grande giocatore, però non crede che debba prendersi qualche responsabilità in più o comunque si senta ancora poco importante all'interno di questa squadra? Forse deve avere più consapevolezza, no? Nessuno in un paio di settimane è riuscito a tagliarsi un posto ben preciso, soprattutto in una società come la Lazio, dove abbiamo diversi giocatori, tanti giocatori di tanta esperienza, di tanta qualità, e per me è importante poter scambiare come sto facendo, perché tutti questi giocatori ci servono, un Piria, un Ledesma, un Hernandez, un Ederson. Se prendete tutto e vedete sulla carta, vedete che tutti hanno giocato, solo dobbiamo avere ancora più continuità, ma per questo ci serve qualche punto in più per dare questa tranquillità che anche ambiente rema con noi, che rimane nella stessa barca, perché ci servono tutti, da tifosi, dalla città, perché si vede che in certi momenti abbiamo subito un po' queste cose qua, ma stiamo crescendo e io sono fiducioso. Ultime due domande flash, prego. Che risposte ha avuto mister da questa gara? Si aspettava delle risposte? La risposta è soprattutto che in momenti difficili riusciamo a ottenere anche punti e dimostrare che abbiamo anche abbastanza carattere in momenti difficili di tirarsi fuori. Mister, una curiosità su Felipe Andes. Sembra un giocatore molto, sicuramente molto tecnico, però spesso sembra non avere una grande determinazione, almeno c'è un dibattito su questo. L'impressione che dà è perché magari non è al massimo della condizione, perché si sente ancora insicuro, perché gli dà l'infortunio, oppure c'è il rischio, insomma, che sia un piccolo difetto caratteriale di questo ragazzo? Perché la tecnica, insomma, non la discute nessuno, ecco. Siamo un po' curiosi di capire a livello di anima come è Felipe Andes. Ma no, non penso, perché Felipe Andes arriva da un infortunio grave, da una pausa che era molto lunga, e se torniamo indietro 3 settimane non poteva neanche giocare. D'altra parte, un giovane che arriva dal Brasile, ci vuole tutto tempo. Se vediamo un Nonati, che l'anno scorso all'inizio del campionato è stato arrivato da primavera e ha avuto qualche difficoltà, è normale per questi ragazzi che possono avere qualche difficoltà, ma è importante che sono vogliosi, che hanno voglia di imparare, hanno voglia di sacrificarsi, e penso su questo punto a Phil Patterson non si può dire niente, ma il suo stile di gioco è anche un po' in questo senso, deve imparare anche a giocare con i piedi più aperti, con le sole più aperte ogni tanto, perché lui vuole imporsi anche in Italia, vuole imporsi in Europa, e ci vuole anche una cattiveria agonistica più elevata. Ma Novaretti ha fatto un ottimo tempo, poi ha fatto un muscolare. Sì, ha avuto una cosa tra crampo e contrattura, vediamo domani. Grazie.